Per il nostro film ci siamo ispirati, è un po' difficile dire i riferimenti, soprattutto quelli poi più consapevoli, perché la cosa sicura è che prima di partire per il viaggio che abbiamo fatto, vedevamo insieme molto cinema d'animazione, forse almeno un nome lo possiamo fare, siamo entrambi appassionati del cinema di Yuri Norstein. E vedevamo in continuazione Il riccio nella nebbia e ci stavano delle suggestioni che ci interessava riportare. Poi, sì, essenzialmente direi cinema d'animazione, direi anche certe suggestioni dal Giappone, Takata, Miyazaki e così via. Poi il progetto ovviamente è stato molto, molto libero, si è lentamente anche distaccato dai riferimenti e poi ce ne sono sicuramente tanti poi inconsapevoli. Tutto il film poi è nato in maniera un po', in maniera quasi improvvisa, probabilmente, perché nasce forse prima il viaggio del film. Avevamo questa idea di fare un viaggio di 40 giorni per la Finlandia, però volevamo girare qualcosa. Questo qualcosa inizialmente doveva essere un cortometraggio, quindi avevamo scritto un brevissimo soggetto, nemmeno una sceneggiatura, che più o meno corrisponde ai primi 10 minuti del film. Poi, una volta che ci siamo trovati lì, il film è diventato qualcosa d'altro, si è liberato, si è ampliato, modificato e a maggior ragione a montaggio dove è avvenuta la vera e propria scrittura del film. Cosa volevamo comunicare? E, diciamo, tutta la storia è incentrata su questi due personaggi. In questo mondo di cui degli uomini non ci sono che le tracce, c'è un presidio di un'umanità ormai scomparsa. Ci sono le macchine, ci sono delle abitazioni, però effettivamente l'uomo non c'è più. Come se fosse scomparso, come se fosse evaporato, volatilizzato in un attimo. Le uniche creature che sono rimaste sono questi due strani personaggi che vengono che non si sa poi bene da dove vengono, e la natura che rimane imperante in tutto il film e diciamo degli elementi naturali importanti. Poi non so sul linguaggio se vuoi aggiungere qualcosa, Samuele. Sì, noi quello che ci interessava era creare un linguaggio tra questi due personaggi. Non poteva essere una lingua conosciuta, ovviamente, quindi abbiamo fatto ricorso a questa nostra amica, che è una cantante, che è Virginia Quaranta, e insieme abbiamo cercato di costruire un linguaggio preverbale, fatto di onomatopeiche, fatto appunto di parole che non sono parole, un linguaggio infantile con cui potevano entrare in comunicazione. E ovviamente c'è l'altro poi linguaggio del film, che è quello della natura, tutta la dimensione sonora del film, in cui ci piaceva che la natura quasi invocasse, chiamasse i personaggi, ci fosse sempre una voce che li muovesse, li facesse vagare. Infatti c'è sempre un po' questo senso nel film che i personaggi poi spesso non hanno una meta precisa, ma vagano, anche perché appunto il mondo è un po' finito, hanno tutto a loro disposizione e quindi forse per noia, forse per passare il tempo, decidono di divertirsi, di prendere il mondo e farlo loro. E incomincia questo gioco che prima è un inseguimento e poi va verso il tentativo di ricreare un'unione familiare, in una famiglia un po' sui generis, un po' Sì, particolare. con il ritrovamento di questo orsetto ferito, che è appunto è l'inizio di un legame tra questi due personaggi. Allora, sul rapporto tra questa bambina che apre e chiude il film e i due personaggi, in realtà il film, essendo stato in divenire fin dall'inizio, ha subito tantissime modifiche, è diventato sempre qualcosa d'altro, ma fino agli ultimi giorni della post-produzione, del montaggio. La bambina non è l'idea iniziale del film, la bambina non c'era nel soggetto iniziale, ma ancora di più, la bambina è comparsa soltanto a 3 mesi dalla chiusura del montaggio, ovvero il film inizialmente era solo la storia di questi due personaggi che si muovevano e vagavano in questo mondo abbandonato. Poi avevamo voglia di un rapporto effettivamente con il reale, con una strada, con qualcuno che immagina e vede
quello che poi vedranno gli spettatori. Quindi l'aneddoto divertente che può un pochino spiegare come ci siamo mossi è questo, che stavamo girando per le isole Åland e eravamo in bicicletta, poi improvvisamente arriviamo stanchissimi in un giardino che poi scopriamo essere un giardino di proprietà dei Bang Robbers, che è il tipo che compare, il padre che compare nel film. E ci addormentiamo, lui ci sveglia e si offre di darci un passaggio in campeggio e saliamo in macchina. C'era la bambina, sua figlia, che stava lì lì per addormentarsi, mentre Olmo parlava in inglese col signor Roberts, io chiedo se potevo fare alcune riprese. Ho fatto queste riprese alla bambina che si addormenta, poi queste riprese sono state, insieme a tantissimo materiale che avevamo girato, lasciate lì per tanto tempo. Poi, rivedendo il materiale in fase di montaggio, le ho ritrovate e in quel momento si è creata in qualche modo una scintilla. Ho voluto che quelle immagini fossero nel film. In questo senso, appunto, è stato continuamente una sorpresa. Entrava del materiale, ne andava via altro. Era un po' quasi un laboratorio per noi due perché era un film completamente da scrivere fino alla fine. Questo ci interessava e ci interessava che fosse una scrittura di immagini. Noi non abbiamo, appunto, a parte 5-6 righe di soggetto, non abbiamo mai scritto una parola del film. Sì, il film da quando abbiamo iniziato a girarlo si è continuamente modificato. Cioè, durante le riprese, qualsiasi luogo anche inaspettato che incontravamo che ci suscitava quelle emozioni e quello che ci interessava poi riuscire a riportare nel film. Ogni volta che incontravamo luoghi nuovi, luoghi inaspettati, decidevamo: ok, questo è perfetto per girare questa scena o quest'altra scena. E tutto il film, sia durante il viaggio, si è andato arricchendo e si è andato a evolvere, e non solo, anche poi durante il montaggio, come dicevi tu, si è strutturato narrativamente proprio con la cornice della bambina, con la storia dei due personaggi. È un film in divenire. Il film è stato girato da noi due, eravamo noi due solamente in viaggio, siamo stati 40 giorni tra la Finlandia e la Norvegia e tutte le mansioni del film le abbiamo ricoperte noi. Eravamo alla regia, alla fotografia, alle riprese e gli stessi personaggi eravamo noi che indossavamo io la tutina rossa e tu il vestito del monaco. E non è stato semplice perché comunque abbiamo avuto una serie di difficoltà nel girare in due. Sicuramente avendo una storia in cui gli unici personaggi siamo noi, abbiamo dovuto un po' trovare degli escamotage o far sì che i limiti che avevamo fossero in realtà delle risorse. Con dei semplici cavalletti siamo riusciti a fare le riprese fisse in cui siamo tutti e due noi in campo. E è una camera a mano, senza steady, senza nessun tipo di supporto che ci alternavamo durante tutte le riprese. E comunque eravamo da soli, immersi nella natura, lontani chilometri dalla città più vicina. Con le difficoltà poi di viaggiare in Finlandia in quel periodo dell'anno, perché comunque solo a ricaricare le batterie dovevamo fare 200 km, solo per ricaricare le batterie della macchina. Eravamo immersi in sciami di zanzare, perché poi in quel periodo la Finlandia, soprattutto la Lapponia, è popolata da queste. Tra l'altro fare le panoramiche con le braccia ricoperte di zanzare è una cosa parecchio complessa. Sì, e comunque le zanzare poi la tutina diciamo, non viene lontane, anzi. L'aiutava. Non lo so, per quanto riguarda. Per quanto riguarda invece il tipo di, possiamo dire, di famiglia che si instaura nel corso del film, quello che è successo, quello che immaginavamo noi, è che volevamo raccontare un mondo in cui le cose appunto erano finite. I due personaggi probabilmente si sentono soli,
Quindi cercano di instaurare un rapporto fondato prima sul gioco, questi inseguimenti continui con la mappa in cui in realtà non si capisce poi se si inseguono, se mirano ad arrivare a qualcosa. Poi che cosa succede? Ovviamente trovano qualcosa che li fa immediatamente riunire, che questo peluche d'orso. È un po' il loro sogno, per come ce lo siamo immaginati noi, è provare a ricostruire qualcosa. Se tutta l'umanità se n'è andata, provare a ricostruire un piccolo nucleo. Ora, riguardo anche alla sessualità dei personaggi, noi abbiamo sempre pensato che fosse una sessualità neutra, che i personaggi, al di là di tutto, non fossero maschi o femmine, che superasse la loro relazione, superasse un pochino il genere. E da questo punto di vista ci piaceva raccontare effettivamente quella che poteva essere o poteva anche non essere, però poi questo lo vedrà anche un po' lo spettatore, però una piccola storia d'amore in cui ricostruire tutte quante le relazioni perdute. C'è sempre un legame che a noi interessa molto nei confronti della famiglia. Il film si apre poi con appunto una bambina e un padre. C'è ovviamente fin dall'inizio un'assenza anche di una figura femminile, dall'inizio nel film compare poi anche una statua verso il finale di una madre, di un bambino che indica verso l'orizzonte, guarda caso ovviamente indica l'omino rosso. Voleva essere un film su una mancanza, cioè un film in cui in continuazione c'è quest'idea che ai personaggi manchi qualcosa, avessero nostalgia di qualcosa che poi forse non hanno nemmeno conosciuto, ma in qualche modo fossero consapevoli che una volta in un'altra parte, forse anche in un altro mondo, ci fossero stati degli esseri umani, ci fossero state delle relazioni sociali, di queste relazioni, di tutto il tipo di organizzazione sociale, appunto, rimangono tutte quante le tracce, cioè, dai cartelli stradali, penso alle automobili che compaiono nel film, gli stessi appartamenti. Però, muovendosi a partire da questa mancanza, c'è subito l'esigenza di ricreare un nucleo, di ricreare dei rapporti affettivi. Poi probabilmente anche di ricreare dei propri idoli, cioè una propria religiosità, un proprio modo in qualche modo di chiedere aiuto a qualcuno che sia diverso, anche perché le uniche persone con cui si trovano a comunicare poi sono probabilmente degli spaventapasseri che non fanno altro che ripetere delle preghiere che forse neanche saranno ascoltate. Sì, diciamo, ritrovare una relazione con quello che hanno loro a disposizione, con la natura, con gli animali. Quindi è tutta una ricerca di cercare di colmare questa assenza con quello che hanno davanti a loro. Tre parole per riassumere il film. Nostalgia del mondo.